La giuria di Ballando cita Luisella Costamagna. Lei non ci sta, arriva la dura replica. La giornalista, vincitrice del programma nell'edizione del 2022, è intervenuta sui social quando è stata nominata dai giudici. A 2 anni dalla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Luisella Costamagna è tornata per qualche istante al centro del dibattito che ieri ha animato la discussione della giuria. L'occasione è sorta dalla discussione attorno alla situazione fisica di Nina Zilli, che ha annunciato il suo desiderio di ritirarsi dalla gara proprio perché non è in grado di esibirsi nel pieno delle sue capacità. I giurati allora hanno cercato di convincerla a non lasciare e, in particolare, Ivan Zazzaroni ha proposto a Nina e al suo maestro Pasquale Larrocca di restare fermi per qualche puntata, ricordando proprio l'esperienza della giornalista che pure fu segnata da un infortunio e rimase fuori gara per diverse puntate. Costamagna è rimasta fuori 2 o 3 puntate lo scorso anno, poi si presentò e vinse, le sue parole. Pronto l'intervento di Selvaggia Lucarelli. No, 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 lei è rimasta fuori 6. Ma cosa 2? Dai, me lo ricordo bene io, vai. Stai zitto Zazzaroni e passiamo oltre. Stai buono Zazzaroni. Guarda anche Pasquale Larrocca come ride, ha osservato la giudice che con Costamagna ebbe allora diversi accesi confronti. La replica di Costamagna, ossessione. Dopo le parole di Selvaggia Lucarelli, su X l'account Cinguetterai ha commentato a favore di Luisella Costamagna, a distanza di anni la vittoria di Luisella Costamagna ancora fa rosicare. Luisella non rimase fuori per 6 puntate, ma si ritirò alla 6ª puntata per l'infortunio e rimase fuori dalla gara solo per 3 puntate. Con le lacrime degli haters, bugiardi, giratori di frittate e arrampicatori sugli specchi, Luisella pulisce la coppa di Ballando con le Stelle. Allora la conduttrice ha condiviso il tweet in questione e ha aggiunto, grazie per l'onestà. È andata esattamente così. Per me Ballando con le Stelle è un capitolo chiuso, ma rido di chi ha tristemente riso in puntata e di chi ancora, dopo 2 anni, insiste a raccontare balle. Ossessione. Ma questo non è stato l'unico motivo per cui Costamagna è intervenuta su Ballando. L'altro post pubblicato nel corso della puntata di ieri è stato rivolto anche ad Alan Friedman, pure lui concorrente di questa edizione, mi cita inventando di sana pianta. La mia risposta faccio io le domande si riferisce a tutt'altro, vedi video. A cancelletto Ballando non mi sono mai sognata di urlare né davanti né dietro le quinte. Nonostante tutto. Perché chiamarmi in causa? Cancelletto bufale.